Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi siamo in compagnia di Alessandra. Buongiorno. Con la quale realizzeremo un dolce veramente interessante. Una millefoglie vegan ai frutti di bosco e fragole. Dunque, per realizzare la nostra millefoglie abbiamo bisogno chiaramente della pasta sfoglia. Quindi, 300 g di farina 00, 150 g di burro di soia oppure 150 g di margarina vegetale oppure, a seconda del palato, la metà di burro di soia e l'altra metà di margarina vegetale. Per poterla lavorare abbiamo bisogno di acqua molto fredda. Invece, per realizzare la nostra crema pasticcera vegana abbiamo bisogno di mezzo litro di latte di soia aromatizzato alla vaniglia. Per rafforzarne il gusto aggiungiamo anche mezza bacca di vaniglia, 2 cucchiaini rasi di agar agar, che è un addensante, 80 g di zucchero di canna, un cucchiaino di amido di mais e 2 cucchiai colmi di sciroppo di malto di grano. Questi sono 750 ml di panna vegetale da montare. Ne utilizzeremo una parte da unire alla crema pasticcera e l'altra per le guarnizioni. Per guarnire la millefoglie, questi sono gli ingredienti di cui necessitiamo. Quindi i frutti di bosco, le fragole, le gocce di cioccolato e la granella di mandorle. Per realizzare la crema pasticcera vegana, riscaldiamo il latte. Aggiungiamo 2 cucchiai rasi di agar agar, che mescoleremo subito. Aggiungiamo anche la nostra bacca di vaniglia spezzettata. Aggiungiamo un cucchiaino di amido di mais, 80 g di zucchero di canna grezzo e 2 cucchiai da tavola di malto di grano. Portiamo ad ebollizione il tutto e lasciamo sobbollire per 5 minuti. Dopo circa 2 minuti aggiungiamo un pizzico di sale. Per realizzare la pasta sfoglia, rovesciamo la nostra farina sulla schianatoia, creiamo un piccolo cratere al centro e aggiungiamo il burro ammorbidito o la margarina a seconda di ciò che intendiamo scegliere. A questo punto lavoriamo gli ingredienti, quindi ripetiamo la farina 00 e il burro di soia oppure la margarina. Lavoriamo con 2 dita e man mano aggiungiamo un po' d'acqua fredda. A questo punto, dopo averla lavorata, la pasta sfoglia risulta essere omogenea. Formeremo una palla che ricopriremo con della pellicola che successivamente metteremo a riposare per 20 minuti in frigorifero. Dopo aver fatto riposare la pasta sfoglia in frigo per 20 minuti, cominciamo i giri di pasta che servono a creare i vari strati della pasta sfoglia. Realizziamo una sorta di quadrato che ripiegheremo su se stesso 3 volte. Finita questa operazione, lo ricopriremo con della pellicola e lo lasceremo riposare in frigo per altri 20 minuti. Una volta che la pasta sfoglia è stata riposta in frigorifero, ripeteremo questa operazione altre 6 volte, facendo sempre riposare per 20 minuti la pasta sfoglia, ogni volta, ogni giro di pasta. Allora, nel nostro caso, per realizzare la sfoglia abbiamo utilizzato solo della margarina vegetale. Adesso passiamo
a realizzare dei dischi di pasta sfoglia che verranno messi al forno per circa 10 minuti. A questo punto abbiamo ritagliato uno stampino a forma rotonda che diventerà uno strato della nostra pasta sfoglia. Lo ricopriamo con dello zucchero di canna, perché naturalmente in questo caso la nostra pasta sfoglia serve per comporre un dolce e quindi lo dobbiamo zuccherare. Passiamo a questo attrezzo che serve semplicemente a forare la superficie del nostro disco di pasta sfoglia per evitare appunto che la stessa superficie poi una volta in forno diventi irregolare. A questo punto i nostri dischi di pasta sfoglia sono pronti. Li abbiamo ovviamente adagiati su della carta forno e su delle teglie e procediamo ad infornarli. Ora aggiungiamo 2 cucchiai colmi di zucchero alla nostra panna di soia da montare. Cominceremo a montare la nostra panna per 4-5 minuti finché naturalmente non otterremo la consistenza voluta. Questa è la consistenza della nostra panna montata. Dopo circa 12 minuti di cottura, con il forno ventilato a 175-180 gradi, il nostro disco di pasta sfoglia è pronto. Una volta che la nostra crema pasticcera è pronta, dobbiamo frullarla con un frullatore a immersione, in maniera tale che così la bacca di vaniglia si sbriciola e rilascia l'aroma. Ecco la nostra crema pasticcera frullata. A questo punto prenderemo un cucchiaio e incorporeremo alla crema pasticcera una parte della panna che abbiamo montato. In questo modo formiamo la nostra crema chantilly, che naturalmente servirà per guarnire la nostra torta mille foglie. Ora procederemo con la farcitura della nostra mille foglie. In questo caso cominceremo con le fragole che avevamo precedentemente mondato con dello zucchero. Lasciate riposare in frigo circa mezz'ora in maniera tale che rilascino il loro sughetto. A questo punto il primo strato è composto, procediamo ora al secondo. A questo punto, nello strato intermedio, aggiungeremo delle gocce di cioccolato fondente per rendere ancora più succulenta la nostra mille foglie. Eccoci, la nostra mille foglie è composta, adesso passiamo a guarnirla. La mille foglie vegan è pronta, ultimo tocco, lo zucchero a velo sopra i frutti di bosco. Alessandro, noi ti ringraziamo molto per aver realizzato per noi questo splendido dolce, con 100% ingredienti di origine vegetale, quindi senza derivati animali, senza crudeltà. Ancora grazie. Grazie a voi per essere stati miei ospiti e vi diamo appuntamento alla prossima ricetta sul nostro canale YouTube Animalisti Friuli Venezia Giulia. Ciao! Ciao!